il momento di riattaccare la spina al jukebox grigio-rosso, perché si torna allo Zini per il campionato. Prima in casa con la Carrarese, certo pensavamo di arrivare a questa partita con un altro spirito. Del 45 giri di Caterina Caselli che avevo scelto per questa prima per questo primo gettone, pensavo di dover usare il lato A, l'uomo d'oro, con quel popò di campagna acquisti che la Cremonese ha fatto e anzi sta facendo, e invece mi tocca selezionare il lato B, perdono, perché la Cremonese naturalmente deve farsi perdonare la controprestazione collettiva del San Vito di Cosenza, uno scivolone totale dal quale si è salvato solo il portiere Fulignati, un signore che con ogni probabilità a fine stagione avrà regalato diversi punti alla squadra. Intanto però ne abbiamo regalati tre ai ragazzi di Alvini. Ricordiamo che il Cosenza è una squadra che ha venduto tutto il vendibile e quindi non ci si aspettava di sicuro di essere messi sotto in questo modo. Però guardiamo avanti, guardiamo alla Carrarese, matricola di grande focosità agonistica, che già a Cesena, nella partita persa di misura, ha mostrato pregi, un attacco pungente, e difetti, una difesa friabile. Carrara, la Carrarese, ci riportano alla memoria anche Gigi Simoni, che proprio a Carrara rilanciò la propria carriera, tanto da meritarsi la chiamata grigiorossa, che ricordiamo bene che esiti ha avuto. Ma bando alla nostalgia, torniamo alla stretta attualità di una squadra che si deve riscattare, deve ritrovare il collettivo, deve ritrovare un po' tutto, perché a Cosenza non si è visto veramente niente di quello che ci si aspetta da questa squadra. E allora, Cremo, mi raccomando, io ho riattaccato la spina, adesso riattaccala anche tu.